Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video. Nel tutorial di oggi vediamo insieme come realizzare questi bellissimi bruchi. Io li ho chiamati Didi e Dida. Per questo progetto userò cabochon ovale in vetro trasparente. Dimensioni 14 mm o per 10 mm e ho gli occhi già disegnati, stampati su un foglio A4. Il foglio lo trovate sul mio blog www. carmencrochet.com. Vi servirà filato cotone numero 5. Io adesso userò viola chiaro e scuro, giallo, verde, un po' di rosa, marrone. Il filo sottile nero per ricamare il viso. Chi non vuole usare il cabochon possono mettere occhi colorati di sicurezza di 10 o 12 mm. Potete usare le ciglia finte se desiderate. Io ho di questo tipo. Abbiamo bisogno anche di un filo zincato di molto sottile per le antenne di 10 centimetri o un scovolino, cavo elettrico, spessore 1,5 mm di circa 25 centimetri per il corpo e un filo zincato di 30 centimetri, molto sottile, per la foglia, chi la volete farla. Per il quadrifoglio io userò un'altra tonalità di verde e 15 centimetri di cavo elettrico. Di questo spessore 1,5 mm. Io uso l'uncinotto numero 1,5 e vi servirà anche forbici, riempimento, matite o colori secchi, colla, ago da lana, un pennarello viola scuro per tessuti. Io ho già cominciato la testa con filo viola chiaro e ho fatto 6 punti bassi in un anello magico, 6 aumenti, poi un punto basso e un aumento, 2 punte basse e un aumento e poi 2 giri di 24 punti bassi. E adesso siamo al settimo giro e lavoriamo insieme 3 maglie basse e un aumento tutto il giro. Alla fine abbiamo 30 maglie basse. Il giro 8 sarà con 30 punti bassi come si presentano.
Il nono giro sarà con 4 punti base e un aumento, ma per avere una testa più rotonda, inizierò con 2 maglie base e un aumento, no, 2 e poi un aumento e procedo con 4 maglie bassi, 2, 3, 4 e un aumento, e così tutto il giro, solo che alla fine avrò 2 maglie basse e non 4 perché ho iniziato con 2. Praticamente questa sequenza, 2 punti bassi, un aumento, 2 punti bassi, 6 volte. Alla fine dobbiamo avere 36 maglie basse. Il giro 10 sarà con 5 maglie basse e un aumento tutto il giro. Alla fine dobbiamo avere 42 punti bassi, 5, un aumento, e poi il giro 11. Lavoriamo i 4, i 42 punti bassi e ci vediamo al 12, al dodicesimo giro. Giro 12. Procediamo con la 6 maglie basse e un aumento, ma lavoriamo la sequenza 3 punti bassi, un aumento, 3 punti bassi, che è la stessa cosa. E abbiamo alla fine 48 punti bassi. E lavoro prima 1. Due, tre punti, faccio una maglia, un aumento e adesso lavoro 6 punti bassi, 3, 4, 5, 6, un aumento. E così tutto il giro. Alla fine avrò solo 3 punti bassi. Giri 13, 14 e 15. Lavoriamo 48 punti bassi. Io già li ho fatto e sono al giro 16. In questo giro iniziamo a fare il naso. Prima lavoriamo 13 punti bassi, 1. E poi una sequenza 3 volte, un aumento e 2 punti bassi. Di nuovo un aumento
due punti bassi e l'ultimo un aumento e due punti bassi. Faccio ancora un punto basso e due aumenti di mezza maglia alta. Uno e due. Una maglia bassa e tre volte la sequenza, due punti bassi, uno, due, un aumento, due punti bassi, un aumento e l'ultima sequenza. Due punti bassi e ultimo aumento e poi continuiamo con 13 punti bassi, 2, 3, 4 fino alla fine. Prossimo giro 17, lavoriamo i 13 punti bassi all'inizio, e la sequenza, ripetiamo la sequenza, un aumento, tre volte questa sequenza, un aumento, tre punti bassi, uno, due, tre, un aumento, tre punti bassi, uno, due, tre. E poi l'ultimo, un aumento, uno, due, tre. Adesso una maglia bassa e facciamo quattro mezza maglia alte, uno, due, tre, quattro, un punto basso e lavoriamo tre volte un'altra sequenza, tre punti bassi e un aumento, uno, due, un aumento, uno, due, tre, un aumento, uno, due, tre, un aumento. E continuiamo con i 13 punti rimasti, punti bassi.
Giro 18, facciamo 29 punti bassi e alla metà ancora 4 mezzo punti alti e di nuovo 29 punti bassi. Alla fine dobbiamo avere 62 punti. Al giro 19, dopo che ho lavorato i primi 29 punti bassi, sono arrivato a questo punto dove dobbiamo fare due dimensioni invisibili di mezzo punti alti. Come li facciamo? Come faccio una maglia bassa, una mezza maglia bassa normale, ma prendo i due asole anteriore delle due maglie e lavoro normalmente in questo modo. Faccio una dimensione e la seconda dimensione di punti, mezza punti alti in questo modo. Ecco, ho fatto. E dopo questo lavoriamo 29 punti bassi. Alla fine abbiamo 60 punti in questo giro. Poi, come si vede, si è formato il naso della nostra bruchina. Per chi vuole usare occhi di sicurezza, è il momento di inserirli. Contiamo dal centro della testa 13 giri: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E qui tra 13 e 14 inseriamo gli occhi. Dobbiamo avere 4 maglie tra loro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Questo. Contiamo nel dritto del naso e poi 4 e 4 e vediamo il luogo, il posto dove si può inserire gli occhi. Io, come dicevo, userò gli occhi di vetro. I prossimi 4 giri procediamo con le diminuzioni, 6 diminuzioni ogni giro, come sappiamo di solito, come facciamo di solito. Giro 20 con 8 punti bassi, una dimensione 6 volte, 21 con 7 punti bassi, una dimensione, poi 6 punti bassi, una dimensione e l'ultimo giro 23 con 5 punti bassi, una dimensione. Alla fine abbiamo 36 punti e lavoriamo ancora un giro, il giro 24, 36 punti e vediamo come procedere. Dopo i 4 giri di dimensioni e un altro giro di 36 punti bassi, sono arrivata al giro 25 e lavoro 4 punti bassi e una dimensione, ma inizio, come già vi ho spiegato, con due
varie basse e una dimensione. Una dimensione e poi faccio 4 punti bassi, 2, 3, 4 e una diminuzione, tutto il giro, e mi rimane alla fine solo 2 maglie basse. Il prossimo giro lavoriamo 3 maglie basse e una diminuzione. Questo giro 26 sarà con 24 maglie. Finiremo con 24 maglie. Vediamo. Io ho finito anche il giro 26 con 3 punti bassi e una diminuzione. Sono rimasta con 24 punti. Adesso chiudo con una maglia bassissima, taglio il filo e riempiamo questa la testa con riempimento per cuscini e riempiamo molto bene in questo modo. Molto bene con il dito fino su, ma anche sui bordi per modellare bene le guance, il naso. Non lasciamo troppo morbido nessuna parte. Sempre nei bordi, ben riempiti con il dito così. E anche un po' il nasino. Ecco, questa è la testa della nostra bruchina. Thank you.